Perché il copione cinematografico è scritto in questa strana maniera? Iscriviti al canale così non ti perderai nessuno di questi video. Ho anche iniziato degli short sulla dizione, sarebbe un peccato perderli, no? Ma tuffiamoci subito nell'argomento, il copione di cinema. Ci concentreremo sullo script all'americana, che è il più usato, anche se non è l'unico. Ed è il più usato perché è il più pratico. Qui puoi vedere come è scritta una pagina. È scritta in questo strano modo per un motivo fondamentale. Una pagina di script uguale un minuto di film. Quindi su uno script di 120 pagine la durata del film sarà circa 2 ore. Esattamente, non sto a tediarti troppo con dei dettagli tecnici, ma alcune cose le devo dire. Per esempio il carattere. Il copione di cinema è scritto con un carattere courier 12 punti. Perché? Beh, perché all'epoca della stesura dei primi copioni non avevano molto a disposizione, giusto, la macchina da scrivere, l'elvetica mica c'era. La scelta era tra courier e courier. La grandezza del foglio sarebbe 8 pollici e mezzo per 11 pollici, che poi tradotto in centimetri è 21,59 per 27,94. Che poi non capisco perché sti anglosassoni non utilizzino il sistema internazionale. Il sistema metrico decimale non sanno che cazzo sia un quarto di libro. Più o meno uno dei nostri fogli A4, che ti assicuro va benissimo per la stesura di uno script. Ti assicuro il minutaggio non ne risentirà. La parte di copione da recitare è quella scritta in centro, quella con più margine rispetto alle altre scritte, quella sotto al nome, sempre maiuscolo, del personaggio. Se accanto al nome del personaggio, tra parentesi, c'è un acronimo, sta ad indicare come sarà sentita quella battuta sullo schermo. Quindi, per esempio, turco, aperta parentesi, V.O, chiusa parentesi, significa che senti lui che parla, ma sullo schermo c'è tutt'altro. Se nella battuta vi sono parti tra parentesi, non vanno recitate. Sono un orientamento sull'azione del personaggio, oppure stanno ad indicare, ad esempio, che il personaggio sta parlando al telefono. L'azione è invece indicata nelle parti scritte in minuscolo a tutta pagina che, carissimi attori, sono da leggere. E bisogna fare quello che c'è scritto. Se invece si tratta di un copione teatrale, le parti tra parentesi sono sempre l'ultima cosa da fare. Magari ne parleremo in un altro video. Quindi, aspettando Godot senza indicazioni è una cosa tipo lunga 10 pagine. A volte nelle battute in fondo alla pagina si trova l'indicazione more. Quando questo accade, all'inizio della pagina successiva ci sarà la scritta continued. Viene usato quando lo stesso personaggio ha una battuta che prosegue sulla pagina successiva, ed è per questo che non lo troviamo in ogni pagina di uno script. All'inizio di ogni scena c'è l'indicazione del posto in cui si svolge l'azione e del momento della giornata. Per esempio, intestazione, interno negozio di animali. Giorno, azione, gli animali litigano tra loro sull'opportunità o meno di fare il vaccino. Tu sei un cretino perché non ti vaccini. Tu invece sei tu un cretino vaccinato. Ci sono poi script che avrebbero potuto anche essere scritti, ma sarebbe meglio se nessuno li avesse recitati. Comunque tu da questo momento devi rimanere muto. Se vuoi sapere a cosa serve il ciacco, oppure come faccio a preparare un self-tape, oppure vuoi correggere la R-Mosha, beh, il mio canale è pieno di video di questo genere. Questo video è supportato da Artisti7607. Per gli artisti fanno un sacco di cose interessanti. Lascio il link al loro sito nella descrizione. Se poi hai altre curiosità sul copione di cinema, fammela sapere commentando qui sotto. Iscriviti al canale così non ti... Iscriviti. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale.